con Tony Delta si viaggia. Come promesso in collegamento telefonico, il grande Rosario Damiani, un DJ old school che è qui con noi oggi, ci dà l'onore di essere presente qui in radio. Ciao Rosario, come stai? Ciao Tony, tutto bene, tu? Io bene, tutto a posto. Abbiamo ancora voglia di far festa, nonostante che questo mese settembre non sia molto movimentato, vero Rosario? Sì, infatti, a dir vero, io oggi sono al mare dopo, diciamo così, una stagione di lavoro in giro, un po' per serate, un po' insomma per altre cose, e a dire il vero non c'è tantissima gente, quindi penso che davvero l'estate sia finita. Anche se il nostro lavoro, come dire, una vacanza continua, però è il nostro agosto, settembre. Esattamente, è vero, è proprio così. Infatti anch'io ho fatto un po' di giorni di mare a settembre, adesso si riparte con la radio, con le serate. E tu, come dicevo prima, preannunciavo nella prima parte del programma, sei un DJ che ama molto suonare in vinile, vero Rosario? Sì, io diciamo sono partito con il vinile e continuo con il vinile, anche se diciamo così sono un DJ che sperimenta tanto, in quanto diciamo così mi piace usare un po' tutto. Infatti uso il CDJ, uso anche dei software, però durante le serate oppure durante le mie esibizioni, durante i miei DJ set, preferisco il vinile. Per quanto riguarda il vinile, sì, io diciamo non ho un genere fisso, diciamo mi piacciono gli anni 90, ma spazio molto, dipende un po' quello. Rosario, ho notato, scusami se ti interrompo, ho notato dalle tue dirette che fai su Facebook che suoni molti dischi del 2000, 2001, 2002, sì, vero? Sì, 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 io non ho, diciamo così, un genere fisso. Diciamo che negli anni 90 e anche i primi 2000 era quel genere di musica un po' molto affermato, quindi il DJ, diciamo, che proponeva quella musica perché diciamo che girava molto tra le radio e anche nei locali, nelle serate. Attualmente ci sono molti generi musicali, tra cui l'EDM, tra cui la deep house e altri generi, quindi un DJ può scegliere, non solo spaziare esattamente, certo, ma attualmente ci sono dei software che permettono di creare musica all'istante, quindi un DJ creativo può suonare quello che vuole, anche del suo, può improvvisare, diciamo così, due parole. Però sicuramente andare a suonare con il vinile o magari in generale con, io dico sempre, il DJ se suona con la musica originale prima di tutto è più serio e poi sì, dà un servizio migliore al cliente, o meglio alle sì, persone che ballano con la sua musica, vero? Sì, è vero anche perché non tutti gli ascoltatori, oppure diciamo così, la gente che va a ballare sa che la qualità della musica è la migliore ascoltata in modo digitale, in modo diciamo così analogica, ma originale, perché purtroppo la musica che si scarica da internet non è sempre orecchiabile, non tutti lo sanno, ma la qualità purtroppo è molto scadente. Tu ne sai qualcosa che suoni del digitale? Del suono del digitale sono soprattutto originale, io mi ricordo. Sì, suono con i CD, suono con i CD. Ho visto qualcosa e ci siamo visti all'Excedra, però così di sfuggita, quindi non ci siamo presentati, però mi ricordo che avevi una valigia con tutti i CD originali. Certo, ci tengo molto alla musica, perché per me la musica è la musica con la M maiuscola, e per me è una dea la musica, è come il mio dio, no? E quindi non bisogna profanarlo andando a magari a mettere musica con file scaricati da YouTube come fanno in molti, e io queste cose non le concepisco proprio. Ecco, sì, io sono dalla tua parte, io preferisco il vinile perché diciamo così il tocco del vinile è una sensazione, diciamo, emozionante. E poi tu sai che bisogna essere molto tecnico nell'uso del vinile, molto preciso, e quindi certamente ci vuole tanto. Addirittura vuole tanto, certe sì, volte mi dicevano magari qualche ragazzo che iniziava a fare il DJ, ma non c'è il conta BPM no. Nel vinile non c'è, ma neanche, anche se sui CD c'è, però il DJ bravo anche senza guardare i BPM riesce a suonare, perché utilizza l'orecchio è quello che fa il DJ. Voglio vedere magari un ragazzo che usa il computer a metterlo col vinile, vediamo cosa sa fare. Tu ne sai qualcosa, perché giustamente diciamo così abbiamo una certa età, quindi siamo vecchi, ci siamo dedicati diciamo alla musica, quindi sai che per acquistare
conquistare l'orecchio non esiste nessun segreto, ma tanta pratica e molta creatività. Tanta pratica, e ci vuole anche una piccola predisposizione, soprattutto pazienza, perché se non si ha passione per la musica, poi uno si scoccia, non riesce a mettere a tempo le prime volte. Invece Rosario, non so se tu ricordi le prime volte che magari che volevi mettere a tempo non ce la facevi, io parlo anche per me, no? Sì. Mamma mia, era dura. Era dura perché diceva, come poi sentivo magari le compilation registrate, dicevo ma come è impossibile, cioè non si può arrivare, e poi magari la notte mi mettevo, studiavo, vedevo, cercavo di capire fino ad arrivare a una conclusione che poi è quella che magari arrivano tutti con il tempo e soprattutto, come dicevi tu, con la pazienza. Infatti io facevo una domanda, ma soprattutto la domanda che facevo ai DJ più grandi di me è: ma come fai? Come fai? Io ero piccolo, non avevo 14 anni, 13 anni, 14. No, ma guarda, vedrai che non c'è un segreto, soltanto con il tempo, con il tempo lo farai, così come bere un bicchiere d'acqua, no? È vero. Beh, Tony, però posso dirti, rispetto a noi è cambiato moltissimo il mondo del DJ. Ha voglia. Attualmente tutti si avvicinano a questo mondo e alcuni si sentono proprio già DJ, già cresciuti, già vissuti. Quando ricordo la mia età, quando tu andavi con qualcuno a fare con le orecchie abbassate a imparare, non facevi il DJ, ti facevano mettere, se capitava, solo la montina su qualche disco, basta. Poi dovevi portargli le borse, tutto qua, però era bello anche quello. Certo, perché come si dice, guardare equivale anche a imparare, perché tu guardi uno come si e muove. E poi ricorda, maestro, noi diciamo il maestro, cioè il muratore o comunque, non impara mai l'arte a qualcuno, devi essere tu che con l'occhio devi essere bravo a rubare il segreto. Esatto. Esatto, non insegna a nessuno questo, quindi se tu sei bravo a ascoltare con l'occhio e a capire e a vedere i movimenti, magari riesci a captare quello che ti serve. Poi la cosa bella è anche essere autodidatta, perché andare a provare, riprovare, finché non ci riesci capisci veramente come si fa una cosa con le tue mani, con il tuo studio. Poi l'autodidatta ti porta a avere la tua personalità, esatto, che poi è diversa da un altro DJ o da cioè non sei uno standard, ma sei una persona diversa, così ognuno si distingue. Se no attualmente tutti DJ, tutti digitale, tutti Traktor, tutti che fai, uso Traktor, che fai, uso Traktor, cioè non c'è più, ormai è vero. Invece tu che fai, no, sono CD originale, ma che genere, dipende, però cioè è diverso. Non sai cosa la battuta che fanno. Una cosa molto che io noto, molta carenza di conoscenza musicale da questi giovani DJ. Vorremmo dare un consiglio: documentatevi, perché conoscere la musica, conoscere, avere una cultura musicale vi aiuta molto durante le serate, perché non sempre vanno le canzoni o i dischi oppure le vostre produzioni durante le serate, quindi uno che ha una cultura musicale riesce a capire e soprattutto a mettere quel disco che può far riempire la pista, insomma, può, disco giusto, può portare al momento giusto. Esattamente. Quindi la cultura musicale è molto importante. Ci sono alcuni dischi che tu, come me, sai, non moriranno mai. La musica degli anni 80, 70, 90 sono dei pezzi che purtroppo, e non solo purtroppo, meno male che esistono, riescono a salvare le serate, riescono davvero a dare quel tocco che dischi attuali, che purtroppo io sono d'accordo, avere un certo BPM 28 standard è una cosa orribile, però purtroppo è questa 128, così tutti quanti riescono a mixarli senza trovare, esattamente. io ho fatto un contest a Riccione e ti posso assicurare che un concorrente ha usato i CDJ senza muovere il pitch, una cosa oscena. Immagino. Ha fatto un set senza muovere il pitch, cioè dei tagli delle canzoni che si era preparata a casa. Esatto, si prepara. È stata una cosa bruttissima, da Tony, però. Rosario, poi ce ne sarebbe da parlare, e di tanti record box, tutte queste cose che hanno inventato. Sì. Che io sinceramente conosco di nome, ma non mi sono mai messo lì ad imparare, perché non ne ho bisogno proprio. No. No,
neanche io. Infatti io uso il Mixer Rain che c'ha la scheda per serato in giù scratch, che comunque potrebbe semplificare il lavoro quando tu vai a fare le serate, portarti il Mac, usare i control, praticamente i vinili, sì, con timecode, basta. Però io non l'ho mai fatto e non lo faccio. Dai Rosario, dobbiamo fare una serata insieme, ci organizziamo. Sì. Tu usi i vinili e uso i CD originali. La cosa che mi dicono, e poi chiudiamo perché stiamo parlando un po' tanto e ne abbiamo tanta voglia di parlare di musica. No, mi guardano i CD originali, soprattutto magari i ragazzi più giovani, mi dicono: mamma mia, i CD originali, ma non li ho mai visti, mi dicono così. Perché costano, sai? Devi dire, no, perché costano un po', quindi comprarli. In realtà è giusto comprare la musica, è la cosa fondamentale. Sì, è fondamentale. La pirateria ha ucciso il mondo del DJ. Esatto. È una cosa proprio, diciamo così, statisticamente provata. Il digitale, se è originale, no, ma se è scaricabile, se ha ucciso, perché attualmente il digitale scaricato da internet permette di fare quest'arte a delle persone che magari non se lo sognavano prima, neanche minimamente. Io dico così, Rosario, ma se il calzolaio, no, vende le scarpe, questo è un esempio che utilizzo da più di 10 anni, ma se uno al lato si mette a regalare le scarpe, il calzolaio che le vende, che fa? Non deve andare lì a rompergli la testa. È vero. Ce ne sarebbe tanto da dire, però va bene così. Abbiamo detto, diciamo, le cose basilari, ma sì, esatto. Fatelo con passione, soprattutto amate la musica, non la distruggete, come dicevi tu. Rispettatela, soprattutto. Esattamente, non comprate roba pirata, comprate roba originale, fatelo con passione, siate umili, così si cresce, perché c'è tanto da imparare da chiunque, nessuno è maestro dell'altro. Rosario, con queste parole, che io praticamente l'intervista te la sei fatta da solo, perché io ti volevo chiedere tutto quello che hai detto praticamente, no? E ti volevo dire soltanto una cosa: un disco, scegliamo un disco che ti piace, magari del periodo 90-2000, inizi 2000, così lo passiamo e ci salutiamo e poi mettiamo, ci diamo appuntamento. Se ce l'hai, Mario più Runaway con More. Io ho tutto, sai, non è un problema. Perfetto, vai, Mario più. Ok, Runaway con sua moglie, More, giusto? Sì, esattamente. C'è anche un po' di gossip. Rosario, è stato un piacere stare qui con te. Grazie per il regalo, Tony, ci aggiorniamo. Guarda, sarebbe un piacere per la serata. Aspetto tue notizie e vediamo un po'. Speriamo bene. Dai, pigia tu play, no, che anzi, metti sulla puntina, dai, diciamo così. Metti la puntina. Benissimo, puntiamo il disco. Mario Pio. Ciao, allora. Tony, buon lavoro. Ciao, alla prossima, un abbraccio. Ciao, Rosario.